Mister, come commentiamo questa partita? Ma purtroppo con amarezza e con delusione per il risultato che è venuto per il gol che abbiamo subito a fine gara. Purtroppo siamo mancati un po' negli episodi e abbiamo perso una partita che a mio avviso abbiamo anche ben giocato contro una squadra forte. L'abbiamo giocata alla pari. Ci ha sicuramente penalizzato il rigore a freddo all'inizio del secondo tempo, lì siamo stati un po' così, abbiamo commesso qualche errore. Per il resto la partita l'abbiamo fatta, abbiamo fatto una buona gara, ripeto, contro una squadra forte, c'è rimpianto e rammarico del gol che abbiamo subito alla fine. Dal suo punto di vista ci sono state delle proteste in occasione del gol del vantaggio del No, Cusano. Dal suo punto no, di vista come. assolutamente no. Non, almeno ero quasi in linea e l'avversario arrivava, Mensah arrivava da dietro e si è inserito senza palla, non c'era assolutamente fuorigioco. Arriviamo alla fine dell'anno, questa l'ultima partita. Che bilancio possiamo tracciare fino adesso? Ma Complessivamente. è indubbiamente positivo. Purtroppo la valutazione che facciamo adesso può essere influenzata dalla sconfitta che abbiamo subito oggi, però. Ripeto, è un cammino ampiamente positivo con i nostri difetti, i nostri limiti, le nostre qualità anche. Credo che abbiamo fatto sicuramente 17 partite importanti, le abbiamo perse solamente due contro due squadre forti, perché oggi abbiamo perso contro una squadra forte. C'è il rammarico che oggi eravamo ampiamente in partita, abbiamo giocato una partita alla pari e ci siamo fatti raggiungere, superare. Tra l'altro poi nel secondo tempo, che a mio avviso l'abbiamo fatto meglio che il primo. Salva la prestazione, che voto darebbe? No, no, sicuramente la prestazione è stata più che sufficiente, perché altrimenti non giochi alla pari contro la Triestina. E peccato che ultimamente stiamo commettendo qualche ingenuità. Che ci sta costando, che qualche settimana fa non facevamo. Può essere utile adesso qualche giorno di sosta? Ah, sicuramente, indipendentemente da tutto, questo è un gruppo eccezionale, non si è mai tirato indietro, non si è mai lamentato, non si è mai, è sempre stato a disposizione, è un gruppo che sta bene, che stanno bene tra di loro. È un gruppo che merita tranquillamente, ampiamente, di staccare la spina e poi, per poi dopo ripartire col nuovo anno. Ci formula il suo augurio di Natale, nonostante la prestazione di oggi, No, siamo la più prestazione che. oggi è stata una buonissima prestazione. La gara oggi è stata una buonissima gara. Giocavamo contro una squadra forte. Il risultato non è positivo. Il suo saluto, la vigilia di Natale, a chi ci sta guardando da casa. Niente, saluto volentieri, faccio tantissimi auguri di buon Natale e di buon anno ai nostri tifosi, a chi ci segue, sperando che con l'anno nuovo possano venire allo stadio a vedere le nostre gare, perché credo che si possano divertire. Grazie, Mister. Grazie.